Salve a tutti, popolo d'InSport. Oggi siamo praticamente con il secondo video, o il terzo, no, il secondo rispetto alla cifosi, e il terzo totale diciamo. Sì. E su questo argomento molto importante che tratta del rachide lombare. Se vi siete persi i primi video, il rachide lombare, tratta del rachide in generale. Se vi siete persi i primi video, io vi invito ad andarli a beccare perché sono un continuo di un argomento molto importante che si concluderà con il prossimo video che registreremo fra poco, in verità. Adesso. Dopo di questo. No, allora. E detto ciò, continuiamo dicendo, anche se mi sono praticamente tradito da solo, spoilerato, cioè, ho fatto spoiler, tutto. Chiedo scusa. Oggi parleremo, doveva dirlo Gianluca, ma lo dico io, del rachide lombare e della sua importanza. Dovevo dire adesso di che cosa parliamo, ma a quanto pare già lo sanno i nostri amici. Il rachide lombare, in realtà si potrebbe parlare anche di altro, però soffermiamoci su quello più importante studiato, che è appunto il rachide lombare, perché oggi parleremo dell'altra curva fisiologica, quindi che abbiamo tutti, che è la lordosi. Lordosi che possiamo trovare, sì, a livello lombare, e lordosi che possiamo trovare anche a livello cervicale. Sì signori, perché la lordosi si trova anche a livello cervicale. Non tutti lo sanno. Non tutti lo sanno, specialmente di questi tempi che stiamo sempre così, quindi abbiamo una cifosi ormai, non una lordosi, però in teoria la curva fisiologica sarebbe una lordosi, quindi convesso, non concavo. Questa cosa così dolce, ok, bella che accarezza tutto, capisci? Sì, esattamente. Partiamo appunto fuori programma. Partiamo dalla lordosi cervicale. Ok, questa non era diciamo nella registrazione, è uscita. Sappiamo adesso che nella parte cervicale, senza scendere troppo nel dettaglio, passano alcuni nervi, ok? Alcune terminazioni nervose e alcuni vasi molto importanti. Pensate ad un appiattimento di questa curva, quindi non è più una lordosi, ma diventa piatta. Cosa succede? Abbiamo uno schiacciamento di questi nervi. Di lì passa anche, per esempio, il nervo ottico. Quindi magari in alcuni casi è stato studiato proprio come l'appiattimento di questa curva causasse dei problemi di vista che si andavano a curare a porre rimedio con gli occhiali, ma sto problema continuava a peggiorare e quindi le lenti costavano di più e quindi fino a quando non è arrivato qualcuno che ce ne capiva più di tutti e diceva: ma scusa, non vedi che tu non hai più la lordosi cervicale e quindi qui passa il nervo ottico e quindi il paziente ha detto: sei un pazzo, vado da un altro. Fino a quando quel pazzo non ha avuto ragione, perché la scienza dà ragione a lui, e quindi si è capita anche l'importanza di questa lordosi cervicale, che molto spesso non è apprezzata. Cioè, nel senso, essendo una curva molto piccola, ma comunque di fondamentale importanza, è molto studiata tra i professionisti, ma diciamo tra la gente comune è poco considerata, anche perché al giorno d'oggi, ripeto, si è persa quasi la concezione che sia una lordosi. Il fatto di stare sempre curvi sullo smartphone, a parte che causa, cioè, lo smartphone non dico che fa schifo perché è utilissimo, però passare troppo tempo in quella posizione causa delle cose bruttissime, ma la prima cosa è che avere un atteggiamento posturale corretto scarica il peso correttamente. Quindi se qui il nostro capo pesa x kg, ok, se noi pieghiamo, fate questa prova, sentite pesantezza, giustamente, perché la forza di gravità lo fa cadere verso il basso, quindi i nostri muscoli vanno a lavorare il doppio, il triplo, quindi avremo x più n kg. E questo è un problema, perché comunque si attuerà uno squilibrio proprio a livello muscolare, che poi andrà ad instaurarsi con un atteggiamento sbagliato e poi di lì va a causare tanti problemi. Quindi diciamo che
come nella cifosi, anche la lordosi è fondamentalmente è un problema comportamentale, cioè di atteggiamenti e di routine quasi posturali sbagliate, errate, senza parlare del, tralasciando quindi quel fatto che un appiattimento oppure un, a questo punto, un iper, pensiamo a cosa può fare un iperlordosi, quindi una curva lordotica molto accentuata. Noi abbiamo, sappiamo com'è fatta una vertebra, no? Abbiamo le faccette, abbiamo poi i processi, no? I processi spinosi. Se passiamo adesso alla colonna lombare, per esempio, pensate alla cerniera, quindi l'ultima vertebra lombare, la vertebra sacrale e il classico, il classico tratto L5S1, okay. Che fra tante cose, scusa se mi intrometto, sì. Però è anche dove la maggior parte delle volte, anche in palestra o comunque dal fisiatra o comunque dall'osteopata, si sente quel dolore, quel pungere, quel senso di essere bloccato. E molte volte, la gran parte purtroppo anche delle ernie discali avvengono proprio tra L5 ed S1. Questo poi, vabbè, si trasforma sul fatto che si passa da una colonna mobile ad una più ferma, eccetera eccetera. Però il carico che ha detto il mio collega qua, Gianluca, dello scaricare, appunto, immaginate la testa, ok? E scarica praticamente sulle vertebre cervicali. Immaginate adesso questo apparato, questo esempio, moltiplicato su una zona lombare, che oltre alla testa deve portare gli arti superiori, deve portare i polmoni, gli organi, deve portare anche un peso magari davanti notevole. E poi si deve capire fondamentalmente se la curva, cioè la lordosi è la causa o è l'effetto, quindi la causa va ricercata altrove. Comunque vada, sempre approccio posturologico, ok? Quindi andiamo a cercare la causa, non a curare l'effetto. Sì. Una volta trovata la causa, andiamo ad agire sulla causa. Mettiamo che però la causa sia proprio lì, sulla curva lordosi. Sì. Cosa si fa? Ovviamente entro dei gradi fisiologici, quindi o entro dei gradi patologici non instaurati, si va ad agire con dei trattamenti sempre kinesiologici, quindi rieducazione, rilassamento dei muscoli che magari sono troppo sviluppati, e trofismo di quei muscoli che non erano quindi utilizzati. Quindi alla base di tutto c'è questo disequilibrio che è causato comunque da atteggiamenti posturali errati. Ovviamente possiamo avere anche, questo è nell'ambito nostro, cioè nell'ambito dove si può agire non sfociando nelle professioni tipo fisioterapia e ortopedia, no, perché comunque questo l'abbiamo detto anche nel video precedente, lo ribadiamo sempre. Una cosa, noi parliamo per il nostro, per quello che possiamo fare. Poi nei campi altrui noi non ci intromettiamo, sono altri tipi di professioni, saranno professionisti sicuramente le persone che vi tratteranno, però diciamo, è un problema loro. Okay. Noi parliamo per il nostro. Diciamo che okay. Problemi posturali del genere possono essere causati anche da dei traumi, quindi eventi traumatici, paresi, quindi diciamo che lasciamo ad altri professionisti questa parte qua. Noi ci occupiamo appunto degli atteggiamenti posturali errati, quindi cerchiamo un attimo di rieducarci e rieducare affinché questo berrachide svolga la propria funzione in maniera fisiologica. Comunque Giallo, stavamo dicendo che può dare problemi, perché abbiamo parlato appunto delle faccette articolari, vertebrali, spondilolistesi, cioè possiamo avere... Che cosa sono spondilolisi e spondilolistesi? Allora, fondamentalmente stavamo facendo l'esempio, quando praticamente un processo vertebrale rimane intrappolato tra altri due processi vertebrali, ok? Sì. Quindi possiamo avere la sola praticamente lisi senza il distacco di una parte, ok, del corpo vertebrale, e oppure una spondilolistesi dove abbiamo appunto il distaccamento di questa di questo corpo. Sarà problema di
di altri professionisti, quindi prima dell'ortopedico, poi del fisioterapista e poi ci siamo noi, ci siamo gli oggi che con una rieducazione post ovviamente tutto il trattamento ospedaliero, diciamo, andiamo a rimettere in moto la persona. Va benissimo ragazzi, il video finisce qua, questo secondo video o terzo video, dipende da dove lo iniziate a calcolare, no, comunque chiuderemo poi con l'ultimo video di questa serie. Di questa breve carrellata che stavolta ve lo spoilerò io però, ok? E che cosa parliamo? Andremo a parlare della... ve lo diremo nella prossima puntata, quindi attivate la campanellina, commentate. Criticateci se vi va, dateci dei consigli per migliorare. Quello sempre, speriamo. Sì, ci resta che iscrivetevi. Giustamente, se no come fate? Buon allenamento da InSport. Ciao!